Una domanda velocissima a Paolo Lottero, perché tale è lo strumento che lui rappresenta e di cui è un grande esperto. Si vende food online? I social network, Paolo, ci possono aiutare a vendere e a vendere meglio? Questo è un luogo di relazione, vero. Il social network è un luogo di relazione virtuale. Raccontaci di questo, di quello che non si vede. Allora, è tranchant la domanda. Si può vendere online? Ovviamente sì. 1.000 miliardi è il fatturato globale dell'e-commerce nel 2012. Ha superato i 1.000 miliardi worldwide di dollari. Quindi si vende. Il food è una delle cose che si vendono meno. Il food cuba poco, però è estremamente interessante e interessa un sacco di gente. Amazon negli Stati Uniti è appena partita con un servizio che si chiama Amazon Fresh, con i furgoncini refrigerati, e porta il cibo esattamente come portava i libri in origine, e i computer, le penne, tutto quello che vende. Quindi si può fare. Se il mercato ha la dimensione adeguata, funziona. L'Italia non sembra per ora pronta per, però secondo me siamo partiti dal fondo, nel senso, si può alla fine vendere online, e c'è chi lo fa, e c'è Italy.net che sta candidandosi per farlo ovunque, proprio col cibo italiano. Ma quello che sicuramente si può fare è preparare le condizioni, cioè tutte le cose, le belle cose che abbiamo sentito stasera nelle case history, che sono un po' in fondo un trade union costante, cioè dietro tutto quello che è stato detto c'è qualcosa da raccontare che è unico, che non è così facilmente duplicabile. È fatto di un sistema, è olistico, è fatto di territori, di storia, di tradizioni familiari, di vecchi metodi, di nuove tecnologie per fare meglio cose buone come una volta. Si può produrre un prodotto che occhieggia, suona come, sembra italiano, ma queste unicità invece sono difficili da copiare. Il problema è comunicarle. Il problema è che, e anche questo è un altro tema venuto fuori, formazione, educazione del consumatore, del ristoratore, eccetera eccetera. Realisticamente una media piccola impresa che strumenti ha se non i social network, e più in generale gli strumenti del web 2.0, cioè dell'online così come è oggi, un blog, una presenza ben fatta sui principali social network, quelli che possono interessare, prevalentemente B2B, forse si sposterà su LinkedIn, decisamente B2C, Facebook è imprescindibile, ma in realtà il mix resta, cioè è una questione di ponderazione, si usano tutti insieme e si cerca di usarli bene. Posto che sappiamo tutti che a chi produce in questo momento interessa moltissimo parlare col consumatore finale. E anche chi lavora B2B cerca un rapporto col consumatore finale, cerca di sapere chi è il suo consumatore. Chi produce vino fa di tutto per cercare di portare persone in cantina, lo fa per due buoni motivi. Uno di questi è che la marginalità è completamente diversa, ma l'altro è che piace a tutti conoscere, avere un'email e possibilmente sapere cosa piace a quel signore lì. Ma questa è una tendenza generalizzata del marketing che da tempo sta diventando one to one. Il problema ce l'hanno i grandi produttori con milioni di consumatori. Si devono industriare per inventarsi le buyer persona, che sono quei costrutti per cui si tipicizza un possibile consumatore e si cerca di parlare a lui come a una categoria differenziata rispetto a altri. Ma una piccola struttura li conosce davvero i suoi consumatori, può prevederne gli interessi e può proporre cose che quel consumatore ancora non conosce. E i social network in particolare sono economici, cioè realisticamente sono un canale, allora, in termini di marketing è un canale, in realtà secondo me è limitativo. Online si è sviluppato un mondo di relazioni, le persone, e ci sono un sacco di studi adesso su questo, paradossalmente sembrano in molti casi comunicare più online che offline, cioè per davvero, escono meno, vedono meno persone, intrattengono rapporti, mantengono rapporti con persone che conoscono online, perché nella vita reale non c'è tempo, ci sono problemi, ci sono difficoltà, gli spostamenti,
eccetera, eccetera, la famiglia, e più in là più ne metto. Si formano veri e propri circoli di relazione con persone che già conosco, con persone che ancora non conosco e conosco lì. Si creano le tribù, cioè quei gruppi che condividono un interesse, che si parlano, si innescano processi di passaparola che, contrariamente al passaparola storico che è sempre esistito, io consiglio al mio amico una cosa, io sono credibile, quel mio amico te racconta la mia opinione quando compra qualcosa, sono potenziati dal fatto che in realtà i social network sono delle macchine del passaparola. Cioè Facebook funziona esattamente così. Facebook mi chiede di indicargli i miei amici, li cataloga come tali e in qualunque circostanza propone a un mio amico, se è connesso, supponiamo un sito con il plugin di Facebook, la prima faccia che vede il mio amico è la mia. La catena delle relazioni, questa cosa piace a Paolo Lottero e questa cosa piace a Paolo Lottero, lo vedono tutti gli amici di Paolo Lottero, è costante. È, in altre parole, un meccanismo strutturato per far circolare informazioni. L'interesse di Facebook è ovvio, ha una montagna di dati nostri su quello che ci piace, quello che facciamo, dove andiamo, i check-in che facciamo, se compriamo qualcosa e le nostre opinioni. E ovviamente li usa per la pubblicità. Il vantaggio per chi è su Facebook, e parlo di Facebook perché forse diciamo, 24 milioni di utenti in Italia, vale la pena parlare, è che tutti questi meccanismi lavorano, creano possibilità effettive di comunicare una storia che normalmente un'impresa medio-piccola non ha. La pubblicità generalista è impraticabile, non posso andare in televisione per parlare della mia azienda e di come lavoro e di come lavora mio padre, è praticamente insostenibile. E tra l'altro le persone oggi sono avide di storie, cioè il consumatore, che tra l'altro è una figura molto, molto, molto dubbia nel marketing moderno, cioè il pensare che una persona sia un consumatore significa condensare la sua complessità come persona nel momento del consumo. È riduttivo. È estremamente riduttivo. E vederla in quella forma ci fa perdere tutto il resto. Quella persona in realtà partecipa, va in palestra e con certe persone, piace andare al cinema, è un cinefilo e ci va con altri. Pratica uno sport, legge certi libri, gli piacciono certe trasmissioni e di fatto partecipa a tanti gruppi di interesse che sono al di fuori della sua attività di consumo. Ma quando è di fronte a una decisione d'acquisto, l'insieme di queste relazioni, la influenza è come? Quindi mapparle, usarle, e i social network sono di fatto dei nodi di gruppi di relazioni che si formano e che si parlano e si trasferiscono informazioni. E in modo più fine, individuare, che è quello che si fa nel marketing sui social network, individuare gli influencer all'interno di quei nodi, cioè chi, per mille buoni motivi, ha un'opinione che pesa di più, è considerato all'interno di quel gruppo qualcuno il cui passaparola vale di più. Quindi facciamo raccontare la nostra storia a degli arbitri autorevoli che meglio di noi possono raccontarla. Un po' il concetto del passaparola, tu hai usato questo termine. La mia personalissima opinione è: questa è una strada. Molte volte non è possibile fare altro se non cercare qualcuno che per noi, azienda, faccia esattamente questo. Io personalmente sono convinto che in realtà l'impresa, qualcuno all'interno dell'impresa, dovrebbe imparare a trattare su questi temi, almeno per ciò che riguarda la comunicazione costante, cioè il day by day, le cose che succedono. Ci saranno degli eventi topici che richiederanno un progetto, una fase di analisi. Lì viene utile davvero qualcuno che dall'esterno, come in tutte le attività di consulenza aziendale. Ma ho in mente, parlo di chi si occupa di vino perché sono spesso un po' più avanti di quelli che si occupano di food. Ci sono delle aziendine di vino microscopiche il cui titolare è in vigna con l'iPhone in mano e racconta cose interessanti non soltanto perché fa il suo mestiere, cioè le vedo, li conosco e so cosa fanno ottimi prodotti, non ha senso far nomi, ma ci sono, e dicono cose interessanti di quello che sta succedendo, compreso il fatto che sta arrivando un tempo tremendo e sono lì che tremano perché hanno paura che gli porti via tutto. E questo succede in tempo reale e nel consumatore crea empatia, interesse. Mi interessa poi saperne di più di quello che fanno. Perché in qualche modo io sono entrato dentro la storia di produzione di mio signore, che fa una barbiera dignitosa,
ma di cui io so un sacco di cose. So che l'altro giorno era lì di guardare al cielo e tra bravo, e che dopo ha scritto che è passata e ce la ricorderemo questa mia. E a quell'altro so che si è scassato il trattore nel momento topico, e malgrado tutto si è fatto un mazzo così e ha chiuso la mente in tempo. Queste storie che non le può raccontare un terzo che viene ingaggiato per farlo, sono, cioè, non hanno senso, sono storie delle persone, di nuovo, le persone, dietro ci sono le persone. Poi il prodotto arriva, però effettivamente da molto tempo nessuno di noi ha problemi di fame, cioè la base della pirata di Maslow, del consumo, ce la siamo per fortuna lasciata alle spalle 50 anni fa. Da molto tempo le scelte di consumo più alte sono dettate da altri parametri. La moda è più banale di tutti, ne stanno apparendo altri. L'eticità sta diventando un parametro critico nella scelta. C'è una fascia di consumatori che paga di più per... sono molti consumatori che pagano di più per il vino. Non è più una questione di mangiare e saziarsi, bere e saziarsi. A tutta questa gente va raccontato. Non voglio interromperti perché ascoltare è un piacere. Tu ci stai parlando del futuro, ma stiamo sforando per piacere di stare insieme, stiamo sforando ampiamente. Grazie Paolo. Un applauso.